un teologo ha parlato di dialogo come strumento di evangelizzazione. Allora le chiedo, storicamente nell'Islam, quali sono stati i momenti, i fatti che hanno dimostrato questo dialogo come strumento di evangelizzazione? Da teologo musulmano, il dialogo per me è uno strumento di umanizzazione e di santificazione. Ci aiuta ad aprirci a Dio universale, nell'uomo, ovunque, nelle culture, nelle diverse religioni. La religione stessa è basata su un dialogo tra il divino e l'umano e invita gli umani a dialogare tra di loro, di vivere in pace, di condividere la compassione, la condivisione. Dunque, nella storia dell'Islam, ma anche nell'attualità, nella vita quotidiana dei musulmani, ci sono momenti di pace, di gioia, di fede, di luce. Forse si parla poco, forse sono nascoste nelle case, nei luoghi di lavoro, una storia nascosta di cui nessuno parla, ma comunque esiste. Che cosa si aspetta dal dialogo che farete insieme a Brunetto Salvarani, che è un teologo cristiano? Brunetto Salvarani è un caro amico che conosco da molto tempo e seguo il suo lavoro teologico, creativo, e ho imparato tante cose da lui, e penso che il dialogo teologico basato sull'amicizia, sulla condivisione intellettuale e spirituale, è molto necessario per la crescita umana, e sono molto contento di essere con lui oggi. Grazie. Prego, grazie a voi. Grazie, buona lezione.